Quanta roba c'è da fare dopo due giorni di festa, sì, chiamiamola festa, diciamo che abbiamo lavorato ancora di più. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla puntata numero 67 del Party Virtuale. Abbiamo lavorato un sacco e siamo super soddisfatti di presentare una grandissima puntata. Irene Antonucci, eccola qua! Irenuccia! Irenuccia bella, dove sei? La mia nipote si è andata a fare un giro al parco perché hanno detto che hanno aperto le gabbie e non ci sta oggi. Come non c'è oggi? Questo è una puntata importante, è un programma che prevede la puntualità. Dove è finita? Ma come mai in realtà? Che siamo arrivati al numero 69? No, 69 mercoledì è una data particolare che un po' equivoca. Bello! Ma senti, Franchino! Ma... Franchi mi chiamo, io non Franchino. No, in voce di Franchino, non ti preoccupare a te, che la nonna le sa sempre così. Ma sei Franchino, oggi che cosa fate? Allora, oggi abbiamo una puntata speciale con lo spettacolo Mamma Napoli Mood. È una roba molto bella. Ah, interessante, a Napoli, qui mangiamo la riccia, la foca, la pizza, quella grossa. Però, non come la faccio io, non la fa nessuno, aglio! Franchino, mo secondo me oggi mi diverto, Credo di sì. Ma quello scappato di casa di Federico di Gesù, ma che deve presentare qualche cosa? Sì, deve presentare se stesso perché inizia il programma, nonna! Scusa, coschecos, benvenuti a Party Virtuale! Anche tu mi stai a prendere? Benvenuti ragazzi dalla regia audio. Guarda che mi piaceva di più l'ingresso che hai fatto poco fa. Ciao a tutti anche da Sonny. Uaio, come state? Ciao a tutti da Lovezio. Spacca di brutto e piace le tipe. Un saluto dalla Romagna, Matteo Pando, buonasera a tutti. Ciao Fede, ciao. Allora oggi Gary Chaos ha detto che non sa se riuscirà a venire, infatti come facciamo senza guastatore ragazzi? Almeno abbiamo delle parti registrate in cui guasta il nostro Gary, io non ci sto senza il guastatore ufficiale. E sta per arrivare anche JC, Jessica Cortina, ovviamente con le sue curiosity, però non vi preoccupate perché ci sono invece gli amici del programma. Saluto subito il DJ Hans. Ciao ragazzi. Come stai, Hans? Benissimo. I duroni sono tutti fuori qua. Sono duri. Ci sta guardando tutta l'Italia. Dovete sapere che Hans è nella zona dei duroni, che sono queste ciliegie molto, molto grosse. Assolutamente. Me ne porterò quando ci vedremo di persona. Sì, non schiacciarle, sennò facciamo la marmellata. No. Da quelle parti c'è anche Manuel Vecchi, detto Manuelito, per il suo timbro latino, almeno nella musica che suona all'interno dei club. Ciao ragazzi, buon inizio settimana a tutti, un abbraccio. Oh Frankie, vedo che il latino sta arrivando anche nel tuo studio, vedo che è arrivato caldo, no? Ti vedo con i calzoncini corti. Ma sai com'è, Ci cerca di adeguare alla situazione, non posso essere elegantissimo come... sono stato fino adesso, non lo so stato. Ti stai latineggiando, dai, mettiamola così. Va bene, dai, allora diamo subito la linea al nostro Pando per fare... Ah no, aspetta, come sto facendo? Fermo, scusa, Mugo. Pando, tieni la porta chiusa perché devo salutare Accesenati con DJ Mugo Rock and Roll. Ragazzi, buonasera a tutti, sono pronto per la nazionale DJ. Con la maglia della nazionale faremo una bella squadretta. Vado a giocare, Franky. Sai che io sono sempre uno di grande quantità ma di pochissima qualità, però magari di fianco a te qualcosa posso recuperare. E mi sembra un ottimo slogan. Ecco, diciamo che io invento e Franky corre. È sempre stato un po' il mio destino. Vai adesso, Bando, apri questa porta. Bene ragazzi, oggi abbiamo tanti ospiti, non solamente uno. Pensate che abbiamo una compagnia teatrale, insomma, di uno spettacolo che si chiama Mamma Napoli Mood, che è uno spettacolo a carattere socioculturale, in continua oscillazione tra commedia e dramma. È un grido di chi non vuole arrendersi all'ingranaggio stritolante di una società che ingloba e uniforma le università. Comunque noi li accogliamo uno alla volta, incominciamo con il primo, che è un attore, regista, attore, protagonista.
interprete di film di successo ed è uno degli attori più brillanti del panorama cinematografico e anche teatrale e televisivo in Italia. È qua con noi a parte virtuale Emiliano De Martino, accogliamolo con un applauso. Ma grazie, grazie. Buon pomeriggio a tutti, come state? Ciao Emiliano, benvenuto! Carichissimi. Grazie, siamo molto bene! Mi sento carichissimi! Sempre carichi, tra l'altro tu arrivi con questo giallo, sole, luce e tanta... Sì, oggi mi sono anche abbronzato, vedi? Lo vedo, ma in quale parte d'Italia sei che ti abbronzi? Mi sa che siamo... Ma che in bicicletta, mi sono abbronzato un po', sì, almeno a pedalare un po', ci mettiamo in forma dopo la quarantena, no? Giustamente, che bello averti qui, sono molto grazie dell'invito, oggi abbiamo sacrificato il nostro format per essere con voi, perché... Ma ci dispiace questa cosa! No, è la stessa cosa, non abbiamo nessuna esclusiva, l'importante è essere presenti e farlo con voi, che siete così attivi e così strutturati, noi siamo più alla buona, è nato tutto per gioco, le interviste in isolamento... Le stiamo portando avanti, però lasciamo molto spazio anche al dibattito su quello che è oggi un po' la situazione artistica, no? Che tu ben conosci. Certo, assolutamente. Ma non ti vogliamo lasciare solo perché Pando presenterà gli altri ospiti. Assolutamente. Andiamo con il secondo ospite. Scusate, è un citofono o un campanello? No, perché è diverso, cioè l'annuncio viene in un'altra maniera. Campanello, la vecchia. Ciao proprio. Matteo. Ciao, allora lei è una voce attrice ed è stata assistente di produzione, attrezzista di scena e si è anche occupata della comunicazione e della promozione di social. Si è rodata come cantante in varie realtà romane, cantando dal blues alla musica popolare romana. Ed è qua con noi, sempre in questo musical, Valentina Proietto Scipioni. Buonasera! Ciao, come state? Alla grande, ora che ci siete anche voi. Bene. Mi sembra un bel calderone divertente. Guarda, come siamo capita un gruppo, sostanzialmente di persone poco equilibrate. Perché non conosci ancora noi, vedrai gli altri quando entreranno. Guarda che Irene ha portato il vostro biglietto da visita e noi abbiamo detto, beh, ma questi subito, immediatamente. Esatto, hai già intuito. Bene, facciamo entrare dai tutta la squadra, ospite successivo. Lui è una voce, chitarra e anche attore e cantautore in Mamma Napoli Nude e anche produttore, frontman e autore di un progetto musicale chiamato Della Rabbia. È qua con noi a parte virtuale Marco De Vincentis, accogliamolo con un applauso. Benvenuto Marco! Marco! A questa luce che lo illumina da dietro, che lo rende quasi celestiale! Spacca di brutto e piaccia alle tipe. Io faccio una domanda a Marco, ma in quarantena hai mangiato pane e felicità? Ma raga, ma voi dovete capire che a me la quarantena, a me non mi è cambiato un cazzo! Beh, io sono stato a casa. Mi sembra giusto, frate, ma puoi capire, a me mi è cambiata meglio, sto bene, sto una cipa, sto una crema. La quarantena è bellissima, io la mascherina me la mettevo anche per andare al bagno. Non dire dove. No, in generale, me la immaginavi con la mascherina, mi dava un senso di protezione, adesso è bellissimo questo mondo, quindi che bello essere qui con voi, che bello ragazzi, è bellissimo. Io lo sto amando! Caspita, c'è un po' di allora, oggi, caro Marco, avrete il compito molto importante di portare un po' di Napoli all'interno del party virtuale. Cioè, vogliamo diventare popolari come un cantante neomelodico da quelle parti. Disposizione! Vai Pando, che c'è uno dietro il citofono, ma quanti sono? Sono i 150! Non è proprio un citofono, ma è un campanello, abbiamo detto. Comunque. Ok. Meticoloso! Assolutamente. Allora, sempre dallo spettacolo Mamma Napoli Mood, lui è un attore teatrale ed è anche un esperto di percussioni. È qua con noi Nico Caruccio. Accogliamolo con un applauso. Vai Nico! Buonasera ragazzi, ciao a tutti! Vai, eccoci qua, finalmente ci siamo! Grandi, vai!
guarda, cioè, una cosa proprio... è una gioia ragazzi. Allora a tutti. Già noi le percussioni devo dire che piacciono parecchio, te lo dico, non so se hai qualcosa da sbattacchiare, ma noi siamo pronti per sentire la finestra, la posso dare sulla finestra, sulla sedia, non so, mi adatto con tutto. Peraltro Napoli terra di percussionisti. Insomma, abbiamo degli esempi, dei maestri da seguire, ci sarebbe da parlare per 3 giorni interi. Sì, intanto devo dire una cosa, salutiamo anche il nostro canale del Digitale Terrestre che ci irradia su 2 regioni che sono l'Emilia e la Toscana, quindi abbiamo anche un altro modo di uscire se uno vuole stare comodamente seduto in TV, c'è questa possibilità. Intanto se da guastare c'è da guastare, il più guasto di tutti è il nostro DJ internazionale Gary Chaos. È arrivato lui nella stazione, come entrare. Ecco. Ma questa tamburellata l'ha fatta Federico di Gesù o è stato Nico? Perché io ho sentito dei tamburi. Ciao, passa. È il bidone dell'umido che... bene. Gary Chaos, mentre attacchi il microfono c'è Pando che... Mi si sente? Ancora! Abbiamo l'altro ospite, ma il campanello è arrivato in anticipo perché l'ospite sta per arrivare, quindi questo è il campanello che anticipa l'arrivo dell'ospite, però c'è tra poco, quindi siamo avanti. Ma che arriverà tra poco, esatto. Andiamo a un telecomando, tipo di quelli che si suonano a distanza. Intanto è tornata la voce a Gary Chaos. Ciao Gary! Sì, si sta? Eccolo. Gary Chaos, Forse ce la fa, vabbè dai, forse ce la farà, tanto lui quando entra lo sentiamo che entra, Frankie, non ti preoccupare. No, aspetta, voglio dare al pubblico la possibilità di vedere una diapositiva di Gary Chaos che e la sua di collegare il suo microfono, perché la diapositiva ce l'abbiamo e io la voglio mandare, è scomparsa, eccola qua. Mi sentite? Qua. Eccolo qua, signori, Gary sentite? Chaos, applauso! Aumentano, eh? È in crisi. È in crisi perché secondo me qualcuno deve avergli staccato qualche filo, quindi attacca e va, stacca e non va. Adesso ho preso anche il mutato. Bloccato. Forse lo devi sbloccare tu, Sony Vecchi, che sei il nostro microfono. Non riesco, me lo fa smutare. Guarda, in qualche modo farà, tanto lui ogni tanto qualche filo, secondo me da sempre che ce l'ha staccato. Tuo mood. Eccolo. No. Ragazzi, allora io inizierei a interpellare Emiliano che ci porta nel mondo della bella Napoli e di questo bellissimo mood, appunto Mamma Napoli, che già la dice lunga il titolo appunto dello spettacolo, però vorrei che fosse lui a introdurci nel suo mondo. Ma noi, allora, io intanto sono davvero felice di essere qui con te perché tu hai anche visto lo spettacolo, quindi il fatto di essere qui vuol dire che in qualche modo ti ha colpito, spero in modo positivo, anche se la parola positiva in questo periodo non è granché positiva, però vabbè, insomma, l'importante è esserci. Beh, Mamma Napoli, che cos'è? Noi potremmo mandare dei contributi, potremmo raccontare mille cose. Sì, Mamma Napoli è un viaggio, è semplicemente un viaggio. Il mood è ciò che rappresenta, è lo stato d'animo appunto di un percorso fatto dal 1900 fino ai giorni nostri. Noi raccontiamo 4 blocchi, 4 epoche fondamentali con 4 personaggi specifici che interpreto io, poi con la collaborazione appunto in scena da attori, cantanti, musicisti, tutto live, quindi c'è Nico, c'è Marco, c'è Valentina, c'è Edoardo, insomma abbiamo il Pulcinella che rappresenta un pochino l'arte figurativa dello stereotipo napoletano, ma lo stereotipo quello bello. Noi partiamo appunto dal 1900 e arriviamo ad oggi per vedere come è cambiata la Napoli, ma una Napoli intesa come sud, come capitale del sud, può essere anche una qualsiasi periferia di qualsiasi metropoli del mondo con gli stessi problemi che ci attanagliano tutti. E mai come in questo momento direi che è praticamente giusta, perché comunque questo disastro che è successo, no? Questo virus ci ha messo tutti sullo stesso piano. Cioè, a prescindere dal ruolo che si ha nella società,
siamo tutti chiusi in quarantena, tutti con lo stesso rischio, tutti con le stesse paure, e direi che questo può essere anche uno stimolo a migliorarci, spero lo sia, credo che lo sarà, perché comunque è stata una bella una botta inaspettata. Per ritornare a Mamma Napoli, appunto, ti dicevo, è semplicemente un viaggio dove noi raccontiamo l'evoluzione o la devoluzione del genere umano, raccontando un secolo e poco più in un'ora e poco più. E abbiamo scritto, ho scritto, e poi Marco ha scritto le musiche, e hanno messo in, abbiamo inciso insieme a Valentino, insomma, è un gruppo di lavoro che ha abbracciato tutte le arti della rappresentazione scenica, quindi andiamo dal teatro alla musica, al canto, è quello che poi noi facciamo, perché questa compagnia è una compagnia semistabile, nel senso che da un progetto passiamo all'altro, è prodotto dalla mia piccola produzione, la EBM, che comunque si occupa di produzione e distribuzione, ma tu questo già lo sai. E la canzone che abbiamo scritto, che ho scritto io, insomma il testo, e Marco le musiche, con la voce anche di Valentina, è Dus, che non è altro che Sud letto al contrario, e la potete sentire su tutte le piattaforme, ed è un po' la storia che va a racchiudere il senso intero dello spettacolo. Facciamo una cosa, ascoltiamo la sta canzone, così capiamo immediatamente, perché so che Federico Di Gesù è sempre molto attrezzato, e anche Lopez, quando c'è da mettere un pezzo, loro assolutamente. Ma prima del contributo, infatti, ne approfitto un attimino per salutare Jessica Cortina, nonché JC, che ci ha raggiunto. Arriva. Ciao, ragazzi. Un applauso alla Jessy! Dopo che Gary si è connesso, ciao Jessy! Ciao, ragazzi. Che bella! Che bella! Emiliano, per un ragazzo si dice guaglio, per una ragazza guagliona? Cioè, che bella topa! Quello. Frischetti. Frischetta, aiuto! Frischetta, ciao Frischetta! Guarda che il mio sangue, nelle mie vene scorre sangue napoletano, eh! E poi allora, non è bene cosa significa Frischetta. Ebbene sì, ha origini napoletane, ma anch'io l'ho scoperto dopo molti anni che Jessica aveva appunto le radici napoletane. E allora sa bene cosa vuol dire Frischetta. Frischetta, certo. Allora, ascoltiamo la canzone, metto il mosaico, siete tutti inquadrati, dai, canzone, e poi dopo iniziamo con le rubriche, vai, song Fede, anzi song Lopez, scusami Lopez, c'è anche tanto di video. Si solo riuscesse a capire, come potesse riportare, o motivo che mi ha portato fine qua. Non sapeva che sta strada mia se poteva addrezzare ogni sconfitta a una casella ha già avuto papà, ma pure caruta fanno bene, si capisce come ti aiuta, allora lasciate ogni certezza, o signori che entrate. Vigli cuore sonna e te mietti in da valigia, ma è suonera la saia e ho bagaglia piccerilla, ogni volta che parteva o facevi tanno sangue, si già dormimma su un'anna, amori o debitali, poce scetamma e non si maggiua. Eccolo qua il pezzo in questione, facciamo un applauso ai ragazzi! Bravi, grazie, bravi, grazie. Bravi. Sembrava di essere un po' a Napoli per gustarsi un po' queste atmosfere molto belle, suggestive. Poi insomma Napoli è un po' dappertutto, perché è vero che devi andare lì per vivere le cose, però credo che un po' di Napoli c'è in ogni parte del mondo, no? In ogni parte bella, sì. In ogni parte bella del mondo, sì. Napoli è Napoli. Napoli è un presente.
Forse è proprio che i napoletani in giro per il mondo, insomma, riescono comunque a portare un po' del loro, no? E a trasmetterlo dove si spostano. Un po' di calore, sì, di carnalità. Sì, sì, assolutamente. Sì, questa mediterraneità che trapela. Un po' di mare. La visceralità. Proprio quello, l'elemento di base che deve andare a caratterizzare e che caratterizza ogni operazione che noi facciamo artistica, ma non solo noi come compagnia. Cioè, la napoletanità è un qualcosa, cioè, come Agazzim, tu sai che è Agazzim. Sì, più o meno l'ho sentita dire, la interpreto, però la traduzione letterale devo dire la verità. Quella è dura. Cos'è la Agazzim? Ce lo puoi spiegare tu, per favore? Quando uno c'ha carattere, sì. No? È uno che viene fuori. Allora, sentiamo... Diciamo, in italiano, questo dalla Treccani, proprio cazzimma, diciamo, è un atteggiamento verso nei confronti della vita, delle cose che accadono nella vita. La spiegazione proprio giusta. Deriva dal latino cazzimmus, tra l'altro. La spiegazione giusta, sai qual è la spiegazione giusta che ti fa capire esattamente che cos'è la cazzimma? La vuoi sapere? Ah sì, sono curioso. Non da voglia di dire che sia cattivo. Allora, cazzo, dai, Mosaico, batti le mani. Ciao ragazzi, che prima non mi si sentiva. Ciao Gary. Dato che è riuscito definitivamente ad armare il microfono. Che giornate. Che giornate. Qua state tutto il giorno a pariare qua, eh. Esattamente, bravo. Esatto, tra l'altro questo termine è diventato ormai veramente internazionale. Io sono stata a Cuba l'estate scorsa e c'era un cubano che diceva cazzim. Ho detto, ma... A Cuba stanno pieni di cazzim, cioè, ma non lo si sa. Prende a chilo proprio la cazzim. Cioè, metri e metri. È un'altra cazzim quella. È diventato uno stile di vita. Io volevo fare soltanto un'altra piccola incursione nel fatto che in effetti lo spettacolo Mamma Napoli Mood affonda le sue radici, non è uno spettacolo nuovo, ma comunque era stato già messo in scena. Però hai studiato. Ho studiato, io avevi dubbi che ero una persona preparata. No, quello no, però brava, mi stupisce questa cosa, sì. E quindi non lo dici troppo ad alta voce, che siamo molto ascoltati, che poi si fanno la cattiva adesso di me. Comunque, io credo che il fatto di rimetterlo in scena, faccio una piccola premessa, nasca dell'urgenza, perché comunque noi attori abbiamo un'urgenza a comunicare qualcosa, un messaggio, o in una forma didascalico, o comunque che sia il dramma o la comicità, perché c'è urgenza. E immagino che ci fosse l'urgenza di riportare in scena questo spettacolo. Più che altro, Mamma Napoli sì, nacque in versione prosa, era uno spettacolo di prosa, e quindi in commedia, erano quattro personaggi, era tutto molto più pulito, è stato il mio primo test, la mia prima regia e anche produzione fatta nel 2009, credo. E insomma, è lì che mi sono lanciato in quello che poi ho voluto diventasse un percorso e una carriera in qualche modo, perché mi piace potermi provare soprattutto su cose che magari ambisco, ma non ero all'epoca e non lo sono forse ancora oggi, ancora pronto. Perché io, oltre a fare l'attore, e questo percorso è la mia professione, però mi piace molto la regia, mi piace scrivere, mi piace la produzione, quindi per poter fare tutto bisogna sperimentare, bisogna buttarsi, bisogna sbagliare. Io feci questo spettacolo che andò molto bene, però ero acerbo, nel senso che dovevo raccontare delle cose, ho sempre avuto il desiderio di metterlo in piedi. Poi, dopo tanti anni, dopo altri spettacoli fatti, parlo sempre in autonomia produttiva e registica, perché poi ho fatto anche tutt'altro come attore, ma conoscendo poi Valentina, Marco, è arrivato Nico, ci siamo conosciuti per una serie di eventi particolari, insomma si erano creati proprio le situazioni giuste, la situazione giusta per poter creare e mettere in scena un qualcosa che ce l'avevo qua da anni. E infatti è cambiato totalmente, perché poi di quello spettacolo è rimasto il plot, il fil rouge, no? Che sono il percorso, perché lì lo raccontavamo un po' più come un film, ed era proprio per scene, e c'erano tutti i personaggi, tanti attori che stavano ad interpretare i vari personaggi. In questo caso invece è una sperimentazione scenica,
dove io interpreto tutti i personaggi maschili dello spettacolo. In più ci sono degli inserti nuovi, ed è quello che praticamente ci ha dato anche tanto respiro e ci sta creando una serie di concatenazioni lavorative, che è quello sulla disabilità, perché quello non c'era nella prima versione, e invece ho scritto questo pezzo tratto o comunque ispirato alla storia vera e alla vita di Antonio Guidi, l'ex ministro della famiglia, voi conoscete, abbiamo fatto anche diverse dirette con lui, abbiamo creato una coppia io ed Antonio, perché lui ha voluto che io interpretassi lui, non soltanto raccontarlo. Quindi io lo racconto e poi divento E bene, mi fermo un attimo, ti fermo solo un secondo, Emiliano, anche perché abbiamo uno dei nostri servizi. Prima però voglio lanciare questo sondaggio, anche per capire chi ci sta seguendo. La domanda è: chi di voi è napoletano o ha parenti partenopei? Ci sono tre possibilità di risposta. La prima, sono napoletano. La seconda, ho parenti partenopei. La terza, non nessuno. Vediamo come è il nostro pubblico. Però do prima la linea a Sonny Vecchi, perché deve annunciare la prima rubrica di oggi. Today, di che si tratta? In realtà stavo per risponderti se avevo il parente napoletano o amico napoletano, perché ho un congiunto napoletano. Tieni, cioè, cazzi, ma voglio! La prima rubrica di oggi. Il famoso congiunto, Sonny! La prima rubrica di oggi riguarda le curiosità rosa, che si dedica completamente alla nostra JC. E allora andiamo con la rubrica, vai! Ed eccoci qua, sono arrivata giusto in tempo oggi, proprio partiamo subito con le curiosità. Allora, la prima curiosità riguarda un po' la fortuna, parliamo un po' di fortuna, sia la fortuna che possono portare cose, animali, oppure dei detti che portano fortuna. Parliamo delle coccinelle. La coccinella è l'unico portafortuna, diciamo così, che è uguale in tutto il mondo, perché a volte per le culture si varia, in alcune parti del mondo ci sono delle credenze e in altre è completamente opposto. Quindi invece la coccinella è universale praticamente, porta fortuna in tutto il mondo, perché in antichità le coccinelle, quando erano presenti nei raccolti, mangiavano questi parassiti. E quindi quando si avvistavano le coccinelle, gli agricoltori erano contentissimi, perché voleva dire che i parassiti non stavano intaccando il raccolto, e per questo porta fortuna. Ecco perché. Hai capito che siamo andati un po' dentro il modo di dire, perché a volte molte cose le diciamo e non sappiamo il motivo. Ecco, vedi? Esatto. Mi meraviglio che il caso non abbia nulla da dire a in proposito. Guarda, sono malappena riuscito ad aprire il microfono adesso. Quindi, oggi è una giornata che forse è meglio delle due, per la riuscita della trasmissione. Però dai, ogni tanto... Io pensavo fossi senza parole, invece sei senza capo. Sono anche rimasto senza parole, devo dire, perché dalle curiosity di JC è sempre una sorpresa. È sempre bello. Si sente spessissimo, appunto, no, che le coccinelle portino fortuna. Ho detto, ma chissà perché portano fortuna. Ho trovato proprio una spiegazione. Mi sa bene che la mia gatta, Jessie, è ghiotta di coccinelle. Cioè, io quando entro le coccinelle, che mi piacciono molto, cioè, cerco di difenderle, perché lei proprio le insegue. Poi non, in realtà non le mangia, le tortura. Quindi guarda che porta sfortuna, lasciale vivere. infatti. Allora, la seconda curiosity invece riguarda un po' il teatro, dato che oggi siamo in tema, ho cercato appunto questa curiosità che io già sapevo, però magari altre persone non la conoscono. La curiosity riguarda perché gli attori, prima di entrare in scena, dicono merda, merda, merda. Oh. Sapete perché? Beh, io ovviamente no, i nostri ospiti sicuramente. Io sì. Anche. No, allora, ho trovato due versioni. La più comune è quella che vuole che praticamente i teatri, quando si passa nel 700 e l'800, quando il grande teatro è diventato non più
per il popolo soltanto ed esclusivamente, ma si è allargato proprio all'alta borghesia, media e alta borghesia. Quindi nei teatri si arrivava, la classe sociale arrivava con le carrozze, e quando si ritrovavano appunto nel cortile dove parcheggiavano le carrozze, nel cortile prima del teatro, quando c'era tanta, voleva dire che c'erano tante persone, quindi c'era un grosso incasso, e questo era un auspicio affinché lo spettacolo andasse bene. Quindi questa per far la merda. Quindi per stare la merda, come dire, esatto. Forse da lì anche quello, è la stessa radice, no? Corretto, l'ho detta bene, l'ho spiegata bene. Corretto, perfetto, perfetto, sì, perfetto, esattamente perfetto. Così. Perfetto, perfetto. Poi ne ho trovata un'altra, però è un po' più lunga, magari la leghiamo dopo, fine puntata. E quella della merda, poi un po' come adesso nei locali, se vedi il bagno che fa schifo, vuol dire che no, non c'è niente. Di solito io quando guardo sempre i bagni, quando vedo i bagni che fanno cagare, vuol dire che il locale è stato bello usato. La sera è andata bene. E invece per gli attori porta fortuna, potremmo farlo anche noi prima di cominciare parti virtuali, gridare un Parliamo merda in giro. Io. Poi c'è anche le cose che portano sfortuna, però, tipo il viola. Esatto. Esatto. Questa è una curiosità, una chicca. È vero. È dai, vero. Volete dirla voi? Lo sapete perché il viola porta sfortuna? No, per quale motivo? Vai, perché in mezzo ci sta, perché in mezzo c'è di mezzo la prugna, collegato al discorso di merda, merda, merda. È quello, sì. Ve l'avevamo premesso che siamo di scemi. Marco dovrebbe portare bene, allora, se no. E caspita, ma Emiliano, prima di fare lo spettacolo, ci dice: ragazzi, come andrà stasera? E noi diciamo: merda, merda, merda. Quindi non so com'era la storia. Capito? E vi mangiate una no, ma è bello, perché Marco continua a fare spettacolo con noi, ma ancora non ha capito nulla. Cioè, lui dice merda così e va. Sedere, capito? È tutto collegato. È vero, perché poi bisogna toccarsi il sedere, tutti quanti. È tutto collegato, sì, ci mangiamo proprio. Forse per controllare se è avvenuto. Bravissimo, ma la vita dei camerini è divertente. Comunque, Jesse, adesso con questi modi, insomma, di dire, ti si spalanca un intero cantiere DJ Curiosity in futuro. Ma infatti io prendo sempre spunto dai miei ospiti, dagli ospiti. Grazie. Quindi siamo arrivati noi e si parla di cacca, visto? Esatto, quindi vuol dire ringraziare. Perché era una curiosity prossimamente in erede, lasciamo perdere. In realtà sì, porta tanta fortuna, no? Quindi se parliamo di questo vuol dire che portiamo tanta fortuna a voi, e quindi ce lo auguriamo anche per noi, perciò è un buon auspicio. Però ero curiosa, in realtà questa la conoscevo già, conoscevo anche quella del viola, ma quella delle coccinelle mi mancava. Sono molto curiosa. Quella del viola non l'ho capito. Io le coccinelle comunque. Non è stata detta, infatti. No, ma il viola non si è spiegato, il viola, spiegaci Emiliano, ce l'hai la spiegazione del viola? Sì, non è come la cazzima, questa ve la dico. No, ma il viola è molto semplice, nel senso che sempre molto tempo fa, praticamente il viola, anche oggi, viene usato dai sacerdoti quando si celebrano le... Valentina, aiutami su... Il tempo di Quaresima, è il colore liturgico del tempo di Quaresima, esatto. Che equivaleva... Sono la stola viola. E dato che in quel periodo, quindi per 40 giorni, non in tempo di Quaresima, non si poteva fare spettacolo, per gli attori era miseria, e quindi il viola rappresenta la miseria. Adesso non c'è la Quaresima, ma c'è la quarantena, e quindi viola. In viola. Sì. Infatti noi abbiamo lo studio con lo sfondo viola, si può vedere. Per rimanere in tema. Secondo me adesso siamo più nel colore di quello dell'argomento di prima, però vabbè, però non è un colore, siamo proprio dentro. Marroncino chiaro, porta. Allora, esatto. Fermi un attimo, ragazzi, perché darei la linea a Lopez per mandare un filmato per vedere qualcosa, perché ci state incuriosendo e noi abbiamo qualcosa da fare vedere anche al nostro pubblico, che ovviamente è pubblico non solo di ascoltatori, ma di spettatori, perché si guardano comodamente questa puntata del Party Virtuale prima della settimana, e numero 67. Eccolo qua il contributo. A Romene che li faccio? Roma 1900.
o paterna che si è sussuto sempre in dei primo di buonissimo umore se ci conversisse. Fece chiamare San Pietro e la ricetta. Pietro, sì, stamattina è una bella giornata e l'aria è fina fina e volesse fare una scappata in coppa a terra, che te ne pare? Sparesse! Nino, sto che la mamma è tornata! Sì, sta voce pagante in tuo cuore. Ma ferma! Perché la ferma? Come fosse un pazzo di cannonato, correva in ciampo da e carino senza amo, fuglieva chiappato, la roba! Zitto, zitto, ricetto la terra, sta così! Mi marrisa che su pure si va a la pelle e andrà. Sogno non sa va. Oh, 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 oh! Dato che lo chiudo, devo dire che a sorpresa, mi aspettavo tutti, sì, ho parenti napoletani, sono napoletano, invece con l'85% non hanno parenti napoletani, quindi abbiamo un pubblico strano. Ma perché De Luca ha chiuso la Campania, quindi sono rimasti tutti quanti a casa. Sono sciolti. Perché non si può dire neanche che non siano qua, c'è il napoletano per eccellenza, scrive. Come no, è certo. Vale, così di solito. È partecipone, sì, sì, anzi, tutt'altro. È partecipone, partecipone. Sono tutti quanti internati. C'è un aneddoto su Napoli che volevo fare. Beh, quando vado a Miami, o comunque in America, ci sono i semafori che tu devi spingere, cioè, praticamente per i ciechi, che c'è la vocina, no? Che ti dice di aspettare. E lì è wait, però sembra che lo faccia talmente veloce che va wait. Uè. 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 Cazzo, cioè, il semaforo napoletano, ho detto, ma mannaggia pure qua, ho detto. Invece era wait, veramente, ma se ci fate caso sembra che dica wait. Uè, uè. 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 Vedi anche che c'è un po' di Napoli anche nei semafori oltreoceano. Potrebbe essere un'idea di inventare, di mettere sulle strade i cartelli, insomma, delle indicazioni in napoletano, magari H, io ho il navigatore in napoletano. Il navigatore. Ah, sì? Eh sì, ci sono le voci che li puoi personalizzare. Adesso praticamente sì, mio... c'è su TomTom. No, si è arrivato, Shin, fan press, bravo. Io vorrei andare più nel dettaglio nella carriera di Valentina e sul immenso ruolo versatile che ha in questo spettacolo, perché comunque dimostra veramente il potenziale di una donna che è capace di essere multiforme, versatile e di essere comunque presente in varie direzioni, e questo ti fa sicuramente onore. Raccontaci qualche cosa in più della tua carriera e dei mille ruoli appunto in questo spettacolo. Infatti io sono multicolor, nel senso che è difficile poi definirmi, perché io ho cominciato in realtà dietro le quinte, quindi mi sono goduta nel tempo il mondo che c'è dietro, proprio dietro la quinta, quindi la produzione, l'organizzazione, le tournée e tutto il resto. Poi a un certo punto ho deciso che era ora di tirar fuori il talento che c'era, che non avevo di fatto mai coltivato, e quindi ho iniziato a perfezionarmi, quindi studiando specialmente canto teatrale, che è tutt'altra cosa del canto moderno, e testandomi con varie band di varie tipologie, e poi iniziando a studiare il canto in romanesco e il canto in napoletano, che è in realtà quello che io porto nel cuore. E in questo devo ringraziare i miei 3-4 colleghi di palco che mi aiutano tantissimo con la pronuncia, perché io sono romana ma di cuore adottato napoletano, e quindi loro mi hanno sempre aiutata ad essere all'altezza, diciamo così.
Bene. Intanto qua ci stavamo guardando per dire parto tu e siamo partiti. Non siamo partiti. Ire, ma voglio dirti una cosa. Questi ragazzi devono essere veramente spassosissimi da vedere in teatro. Però adesso, in questo periodo che ovviamente per un po' è dovuto essere tutto chiuso, loro non si sono come noi lasciati andare, no? E guarda, in realtà loro come noi ci siamo tutti un po' reinventati. Io credo che il fiore all'occhiello, credo che abbia fatto poi la distinzione tra, credo che questo, io dico sempre, è la prova del 9, nel senso che chi ha voglia di fare, chi sa fare, chi non si perde d'animo e chi sa collaborare, perché questo bravissimo. È stato il mio principio di vita, va avanti e oggi più che mai viene fuori. Se chi magari dico campa solo magari di spinte o di qualcuno che deve fare le cose per gli altri devono fare per te, rimani lì e prima o poi cadi. Quindi per questo è stato proprio un po' un test per molti artisti e sono contenta di questo perché ci sono state tante prove del 9 e ne abbiamo dimostrazione. Tra l'altro anche loro hanno inventato insomma un programma, un contenitore dove fanno talk insomma ogni giorno, giusto? Sì, ma noi in realtà, come dicevi tu, io sono esattamente, sposo la linea artistica, nel senso che a prescindere dalla qualità, per me un artista deve essere un creativo. Il creativo che cos'è? È qualcuno che si reinventa. Questo non vuol dire sostituire le cose fatte fino ad oggi con qualcosa di nuovo, no, però ci sono dei momenti dove bisogna adattarsi. Noi come EDM, quindi tutta la compagnia e in particolar modo io e Valentina che gestiamo anche l'accademia, la nostra accademia che è la EDM Factory, non ci siamo mai fermati perché abbiamo continuato a fare le lezioni online ai ragazzi, quindi non abbiamo interrotto il percorso. Raddoppiate le prove. Doppia dose, perché è difficile fare lezioni online, anche perché io venivo, cioè io quando è arrivato il lockdown ero su un set all'estero, quindi sono rimasto bloccato lì, è già stato complicato rientrare in Italia, quindi ho fatto una quarantena in Germania, una in Italia. Arrivati qua abbiamo cominciato con le lezioni online, poi insomma tutte le varie attività, perché poi c'ho due le prove dello spettacolo di fine anno, due film in uscita e quindi anche la promozione web e quindi i vari lanci che abbiamo fatto con le interviste. Poi ci è venuta questa idea di fare, io prima facevo le interviste in movimento che era una cosina per giocare con dei colleghi, amici, per lanciare progetti e cose varie, e in questo momento invece abbiamo realizzato le interviste in isolamento. E che cosa sono? È una sorta di gruppo di lavoro come fate voi, insomma. Noi passiamo una mezz'oretta, un'ora tutti i giorni con degli amici, degli ospiti non proprio casuali, perché poi questa cosa si è strutturata da sola. Noi eravamo partiti per fare quattro chiacchiere al giorno, così per tenere compagnia e tenerci compagnia, e invece è diventato un vero e proprio format che sta andando molto bene. Ci abbiamo tante richieste, abbiamo delle rubriche, delle cose, e vorrei gemellarlo con voi, quindi vi inviteremo nel nostro format con molto piacere. È partito alleluia e su alleluia è entrato Edoardo, facciamo un applauso. Ma non ha suonato, ha aperto la porta, non vi dico sempre, l'ha lasciata la porta sulle chiavi. Vado. Eccolo, no, non c'è, non mi so io. Ciao Edoardo, come stai? Ciao, come va? Bene. Sono per strada a San Giovanni a Roma. Bene, tutto molto bene, sono contento di essermi riuscito a collegare perché ho dovuto tra l'altro rubare il telefono a un mio amico perché Zoom non me lo scaricava in fretta a me, quindi ho detto prestami il telefono, è andato via ed eccomi qua. Hai fatto bene, hai fatto su anche un telefono, meglio di così. Scippalo! Oh no ragazzi, non sa dove vivo. Dai, andiamo. Allora sei fregato. Ti
ci stavamo preoccupando della tua assenza, infatti dicevamo nel timing, mi sa che è strano che ancora non entra, però è un piacere averti qui con noi e presto, insomma, allora abbiamo un piccolo servizio, però tra poco torniamo da te così ci racconti anche il tuo ruolo all'interno di questo spettacolo teatrale. Frank, benissimo. Io penso che sia arrivato il momento... Io ho capito, dobbiamo fare la parte istituzionale. Noi che siamo dei guasconi... La parte seria, ora facciamo la parte seria. Ragazzi, ci chiediamo scusa, ma dobbiamo dare anche informazione perché abbiamo comprato comunque un pacchetto, l'abbiamo pagato, lo dobbiamo sfruttare per tenerti informati. Prego. Sono entrato a fare. This is Channels Television's Breaking News. Buonasera, mi sentite? Sì, buonasera, buonasera, Franco Focaccia da Rai 7 e salve, sì. Ha delle buone nuove per noi oggi? Assolutamente sì, ho visto il vostro programma sta crescendo, insomma sono molto contento per voi, ma non è che volete arrivare su Rai 7 per caso, insomma non so che progetti avete per il futuro. No, guardi Focaccia, le dico, abbiamo fatto la spedizione a tutti i canali d'Italia, ma Rai 7 l'abbiamo trovato proprio la casella mail della redazione. Mi sembra strano, posso mettere una buona parola se volete col direttore generale. Grazie. Sì, importante che non ci sia Pando, poi va bene. Non so di chi state parlando. Esatto. Bene, posso procedere con le ultime notizie, come ben sapete sono cambiate un sacco di cose in questi giorni. Finalmente disponibili in tutti i negozi di abbigliamento le nuove mascherine con tappo richiudibile e foro per inserire la cannuccia. In questo modo i ragazzi potranno continuare a frequentare i navigli di Milano e a fare l'aperitivo bevendo con la cannuccia dal bicchiere senza mai togliersi la mascherina. Ma attenzione, solamente ai primi due acquirenti di ogni negozio le drink card in regalo da utilizzare al Bicio Papao di Milano Marittima dal famoso bartender Manuel Il Leone. Sarà d'accordo. Questa è una grande promozione, questa è bellissima. Assolutamente, non so cosa ne pensate, però sembra molto bello. Io sentirei da Meoni prima. Ma guarda, questo mi sembra una pubblicità occulta, però vabbè. No, è tutto. Anche noi dobbiamo campare, non ci basta il canone, insomma. No, mettiamo in dubbio, anche noi, non guardi. Comunque, infatti... prosegua pure. Sì. Allora, il presidente della regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il ministro dell'infradito, Giovanni Avaianas... Non c'è! Ma chi è? È proprio italiano, dai. Dovete fidarvi, è tutto registrato regolarmente. Ha presentato un nuovo DPCM e ha affermato: nella zona tra Forlì e Faenza ci sono ancora alcune persone che non guardano parti virtuale. Li scoveremo uno a uno andando a prenderli nelle loro case. Questo mi sembra giusto. Li porteremo in alberghi e strutture private apposite in cui saranno costretti a rivedere tutte le puntate, in particolare quella in cui è stato ospitato Pino Scotto. No! Questa mi sembra una pulizia un po' severa. Quella almeno tre volte. Sì, almeno tre. Sono d'accordo con lei, signore Causo. Guardi, mi propongo come sottosegretario, però vabbè. Okay. Ne parleremo in privato. Appena si libera un posto, ci sono le elezioni nel 2024. Grazie. Sì, abbiamo altro? Sì, mi sembra che ci sia un'altra notizia. Un attimo, perché controllo. Allora, qualche settimana fa nei pressi di Torino una coppia di fidanzati che si stavano baciando in una via della città sono stati denunciati da un residente. Sono stati denunciati da un residente della zona che li aveva visti mano nella mano in atteggiamenti inequivocabili dalla finestra. Ma cosa c'è? Ma saranno liberi di fare quello che vogliono, sono una coppia. Non era ancora stato provato il DPCM, infatti il reato è stato trasformato da penale in sanzione amministrativa. Il magistrato si rivolge al ragazzo della coppia commentando: vergogna, dopo due mesi che non vi vedevate, solamente un bacio, come minimo ci aspettavamo che limonaste, insomma. No. Se fai le cose e fare bene, no? Hai ragione. La gnocca cura. Ecco, su questo devo dire che è cresciuto il nostro Focaccia. Cioè sì, volevo sapere se c'è la possibilità di fare un cambio merci con qualche vostro sponsor, perché Rai 7 vuole crescere, insomma, se si può fare. Siamo a posto, no. Sì, abbiamo degli sponsor che effettivamente potremmo anche, diciamo, condividere. Potremmo fare una joint venture, insomma, con Rai 7, insomma, parliamone, insomma.
Sì, se vi interessa la scuola di Castelnuovo di Modena, si chiama Sonny Vest School. Pagano, ha finito pagano. I fondi, ha finito i fondi, basta. Bene, vi lascio più. Continuare perché è una puntata molto interessante all'insieme del teatro Pummarole, vi continuo a seguire, mi piace tantissimo, questa puntata è una figata. Saluto il ministro Havaianas. Buonasera. Un applauso al nostro Franco Focaccia, grazie Focaccia. Io credo che il Parlamento, non lo so cosa si siano bevuti, però ogni giorno queste non sono buone nuove, Franky, mi sa che abbiamo qualche problema in Parlamento. Però Ire, il fatto che si possa, anzi che si potesse già da tempo limonare, io non lo sapevo, perché... Ah no? No, non pensavo, io pensavo fosse vietato. Mascherina col no, tappo riequilibrio. No, ragazzi, non così, insomma, addirittura. Adesso. Vabbè, comunque io mi ha lasciato molto perplessa questo Focaccia, però vabbè. Facciamo così, Ire, facciamo lo stacchettino di 20 secondi musicale, così ci muoviamo un po' a tempo di musica e poi andiamo avanti a parlare con i ragazzi dello spettacolo Mamma Napoli. Dai ragazzi, vai, musica per... Non fa così, non dà retta a nessuno. Ti parlate per quello, state fermi. Non fa così, niente credo uno solo. Perché non so me a doppa pensare o fa più calore. Buone queste cose. Mi piace, Pino? Ma chi non piace Pino? Credo a tutti, Hanser. Ma è remixato questo. Dario Caminiter vibe. Ah, vedi. Caminiter ha messo le mani anche in Daniele. No, io volevo fare una domanda. Sarà una domanda classica di Emiliano. Chi ti ha ispirato dei grandi attori napoletani? Da Edoardo De Filippo, Peppino De Filippo, Totò, Troisi. De Filippo. Il null plus ultra, ecco, chi e se t'hanno ispirato loro per intrapprendere questa carriera? Quindi è rivolta direttamente a Emiliano o anche gli altri, che se volessero anche rispondere anche gli altri. Sì, no, adesso faccio rispondere anche a loro, perché so che tutti loro hanno dei collegamenti con questi meravigliosi nomi che hai detto. Beh, sinceramente tutti i nomi che hai detto sono... non voglio essere banale, ma sono l'arte, sono veramente il... Poi sono tutti molto diversi tra loro, perché noi parliamo di Edoardo De Filippo, è chiaro che lui è il teatro, ma non perché per una questione di gusto, per una questione oggettiva. Lui ha creato delle dinamiche, ha creato anche il ruolo del capo comico di un certo, con un certo rispetto verso la compagnia, insomma una serie di meccanismi. Mi sono lasciato praticamente cullare, portare un po' da tutti questi un personaggio. Però io amo Totò, sono cresciuto con Edoardo, Troisi, ma andiamo anche nell'attualità, insomma non c'è stato uno di loro che preferisco ad altri, che mi ha ispirato e mi ha fatto decidere di fare questo lavoro. Ho scelto di farlo per una mia questione personale, per una passione che ho scoperto per caso. Poi ho scoperto questi grandi nomi e li porto dentro di me e rinnovo continuamente degli omaggi a loro, anche per esempio l'ultimo spettacolo che stiamo mettendo in piedi si ispira a uno di loro. Bene, bello. Edoardo, e tu invece, Ricciardelli? Troisi è un... cioè sicuramente Edoardo... Edoardo De Filippo, Scarpetta, Viviani, Troisi, Lucello sono delle icone, però Troisi è uno dei motivi per il quale sicuramente ho iniziato a fare teatro, perché mi divertivo a imitare la sua voce, perché non è mosso a Roma, no, però comunque mi piacesse pur sta a Napoli, capito? Quindi era un gioco che mi divertiva. Sei uguale Edoardo, mi divertiva entrare nel suo respiro, perché era un poeta proprio della scena, sia teatrale, comica che cinematografica. Quindi, Vale, ci sono anche delle icone femminili? Assolutamente, proprio se rimaniamo in tema
di Edoardo, la straordinaria Pupella Maggio e Regina Bianchi, che io adoro. Sono due attrici completamente diverse, ma eccezionali. Tuttora le guardo, le riguardo e mi sconvolgono. Sono qualcosa di incredibile, inarrivabili. Quindi adoro Sofia Loren, per carità. Certo. Lina Sastri, straordinaria. Io poi canto, quindi Lina, per esempio, è già più nel mio mood, perché recita e canta insieme. Quindi... Però Marco, invece per te? Esatto, lui... Per me Rocco Siffredi, 30 anni. Non sono napoletani. Un abruzzese, prima credo. Prima però dei cazzoni d'attore, però, eh. Marco! Ho sbagliato. Sanno lunga. Sbagliato trasmissione, Marco. Scusate. La sanno lunga. Stavamo parlando, ragazzi, scusatemi. Delle influenze a chi ci si ispira a livello teatrale o attoriale in generale o comunque... No. Certo, ma no, io... però ti puoi ispirare anche a quelli, no? Sono punti di vista, ragazzi. John Holmes. Io devo essere sincero, io con il teatro ho un rapporto un po' particolare, perché sono diventato attore e mi ha fatto la benedizione Emiliano, quindi io del teatro conosco tutto quello che mi ha fatto conoscere Emiliano. E la cosa assurda che rispetto alla musica, della quale sono molto più immerso da tanti anni, tutto quello che ho visto del teatro mi piace. Quindi non saprei di che cosa è più bello dell'altro. Sicuramente la cosa che mi viene da dire è che il nostro spettacolo è lo spettacolo più bello del mondo. Quindi, tra tutti. Ogni scarafone è bella mamma sua, eh. Non è un problema. Chi ha una domanda per Nico, il nostro percussionista, che magari uno dei nostri DJ, Jessica c'ha qualcosa? No, secondo me no, non Jessica. Jessica, proprio. Ah, Jessica. Ah, quella lì, proprio Jessica, lo famo strano. No, guarda. No, ma cioè, nel senso... Abbiamo messo la palla davanti, anche per dire. Nel senso, io sì, sono una DJ, però insomma, non saprei. Hai mai incontrato una coccinella? Ma allora, la domanda ce l'ho io. E Nico, invece, che tipo di influenze ha avuto? Guarda, anche io sono cresciuto sin da ragazzino col teatro di Edoardo e insomma quello classico. Poi ho avuto la fortuna di fare un teatro musica, quindi mi sono, a differenza di Marco che viene dalla musica prestato al teatro, io dal teatro mi sono prestato alla musica, per cui una delle icone per me, oltre a quelle che già i miei colleghi hanno citato, è Domenico Modugno, per il quale io muoio e squacquareo d'amore, ecco, per dirla quello, proprio. No, però quello è pugliese, quella è roba della nonna. Quello è pugliese, però lì si parla anche, diciamo, è un teatro musica. Io sono molto legato al teatro musica da quando, insomma, da quando ero ragazzino, per cui mi sono ritrovato a fare Edoardo e contemporaneamente anche fare teatro musica e mi sono avvicinato a questi interpreti, insomma, questi interpreti che davano la loro voce al teatro, per cui sono molto legato sia a quei personaggi, quei mostri che hanno detto loro, e anche a personaggi come Domenico Modugno, che tra l'altro era uno degli attori più quotati dell'epoca per quanto riguarda il musical o comunque il teatro musica. Bene, allora noi invece adesso abbiamo un servizio, perché vi vogliamo fare ballare, ovviamente seguendo le regole in maniera strict che Facebook ci impone, cioè non è che ce lo chiede, ce lo impone, cioè la nostra rubrica che sta per partire. Adesso il nostro Sonny è anche un ragazzo bellino, poi uno che sa fare, uno che riscuote un certo successo, ce la presenta. Sì, il problema è che quando sto di fianco a Fede a trasmettere mi fa delle emozioni strane. Dai, non dire sempre queste cose. Allora ragazzi, arriva la rubrica musicale proprio curata dal nostro Pando. È tornato quando è andato via Focaccia. Insieme a Fede D arriva la Smart iTunes Chart, la classifica di iTunes. Vai. Interessante. Molto bella la sigla nuova. Oggi la Smart Chart prevede le prime tre canzoni della classifica italiana, la iTunes Single Chart. Al numero 3 c'è Diodato con Fai Rumore. L'ascoltiamo. Fa
è versione, troppo... sì. È versione immaginiamocela. No, quando i dischi sono molto nuovi, faceva troppo rumore, esatto. E quindi hanno deciso proprio di censurarla. Beh, allora, dopo Diodato, al secondo posto, pensate che abbiamo 50 artisti italiani tutti insieme, uniti per la Croce Rossa Italiana. Un bel progetto, la cover di Ma il cielo è sempre più blu, a cura di Italian All Stars for Life. L'ascoltiamo immediatamente. Mettiamo il mosaico così la potete parlare tutti. Cosa vedi nelle carte maga? Qua la gente deve uscire mascherata. Per i farmaci dicono masche nada. L'originale era di Rino Gaetano, chiaramente questa è la cover in occasione della situazione che stiamo vivendo. 50 artisti italiani si sono incontrati per fare beneficenza, raccogliere fondi. Italian All Stars for Life al numero 2 della classifica di iTunes in Italia questa settimana. Al primo posto arriva Fedez con il suo nuovo brano che si chiama Problemi con tutti. Fedez, al primo posto dei singoli più venduti in Italia questa settimana. Ciao a tutti da Pando, ringrazio Fede di regia e anche Sonny, perché no? Per lo smarciare. Ciao a tutti da Pando, 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 buongiorno a tutti da Pando, ciao a tutti da Pando. Comunque c'è una rivolta, Jessica. Di brutto e piaccia le tipe. Sì, c'è una rivolta, Jessica, perché la gente vuole che al primo posto della classifica di iTunes ci sia la canzone che tu hai fatto, cioè questa super hit che ciao a tutti da Pando. Ormai. Infatti, guarda, io protesterei, insomma. Ma, Jessica, bisogna parlarne, bisogna pubblicarla, poi mi darai, cioè, ne parleremo con te, sei l'autrice, quindi dovrai essere tu la liberatoria, DJ Matteo, allora, New York City. Vediamo questo intro qui, possiamo pensarci. Fatman Scoop annuncerà appunto. Dovrebbe essere DJ Matteo. No, c'è Somiglia, proprio lui. No, è Bigali quello di Rock di Spari. Bigali. Bene, allora ragazzi, torniamo dai nostri amici dello spettacolo Mamma Napoli per chiedergli quando è che si torna a teatro, no? Per sapere, magari loro hanno già... Perché delle date sono uscite, le ha date proprio Focaccia qualche giorno fa. Vale, sai qualcosa tu? Allora, è stato decretato che i teatri e i cinema riapriranno il 15 giugno. Però da qui a dire quando si potrà tornare effettivamente in scena è complicato, perché poi le dinamiche sono complicate, ci sono tutta una serie di normative quasi impossibili da mettere in atto, quindi di sicuro si potrà ricominciare a fare programmazione, a progettare probabilmente la stagione futura, però più di questo o quantomeno tentare di progettare l'estiva, per esempio, delle iniziative estive. Però abbiamo una data di ripartenza, quindi almeno c'è qualcosa, quella... no? L'ottimismo, sì. Noi DJ siamo un po' più in difficoltà, Gary, per la data di ripartenza. Beh, noi cosa dobbiamo fare? Andremo in giro con party virtuale. Ah no, ma noi siamo a posto, ma noi siamo una classe, diciamo... Fortunata. Protetta. Privilegiata. Poi abbiamo anche la location, ragazzi, quindi anzi, facciamo una cosa con teatro anche legato a party virtuale. Allora, spiegamolo un po' senza farci ovviamente fregare nulla. Irene, party virtuale, appena arriva il caldo, mette i pantaloncini, il pareo, e si divide in varie zone d'Italia... Sto dicendo bene, Ire? Si divide in varie zone d'Italia e come dei buoni inviati faremo show e spettacolo girando l'Italia e quindi questo è l'auspicio in collaborazione con diverse location. Perciò non spoileriamo, intanto godiamo del momento. Ah, stava scappando la prima location, non la posso dire quindi. No! La seconda? Ah, no, che tra un po' arriva la tuttologa, no! Tanto tranquilli, l'estate quasi sta finendo, quindi andiamo, aspettiamo, non è un problema. Io invece, sai che cosa voglio fare in questo momento? Vorrei tanto ascoltare la voce di Valentina. C'è Marco che è bravissimo. Anzi, è bravo anche a fare le imitazioni. Marco, dovete capire che canta le canzoni di Pino Daniele in maniera straordinaria. Vai Marco, facci sentire qualcosa. Sentire qualcosa.
Io volevo soltanto dire che questo momento che ci ha un po' sconvolto l'esistenza, non ce l'ha fatto proprio, ma comincia ancora a fare musica, ma sta tutto insieme. Sembravi lui. Che lui. Ma sono bravissimi a invitare sti ragazzi. Questa è una delle tantissime cagate che posso fare quando volete. Insomma, mi ti chiamiamo per i paesi. Ma guarda che in momenti del genere posso essere utilissimo, quindi quando volete, insomma, mi chiamate, vi faccio l'imitazione. Anche i rigori è bravo a commentare, lui è un ottimo telecronista insieme a Nico, però. Andiamo subito con Parma campo principale, poi andiamo a Milano per Milan Genoa e poi a Allora, io non intervengo da San Siro per segnare il gol del Ruud Gullit per il Milan, restituisco la linea allo studio. No, ragazzi, per favore, prendetevi sti due. No. Attenzione, non ci accavalliamo, diamo la linea a Franci Canava. Lucia a San Siro per questo grande finale, mamma Napoli di Murta, secondo il campo a parte virtuale, restate con noi, super spot e torniamo in studio. Avete registrato? Ragazzi, facciamo un applauso perché sono spettacolari! Allora ci vuole, scusate, un punto. Io voglio un segmento. Racconta i nostri viaggi, ti prego. Sì, io vorrei Marco e Nico e poi mi date Irene e Lopez, che sono tre juventini sfegatati che sono stati non citati della squadra del cuore. Io non sono juventino, lo dico subito. Io sono della Lazio. Forza Napoli, non battiamo proprio, voglio, non battiamo proprio. Napoli. Bisogna comunque. Allora. No. Devo dire le mitiche sfide fra la Juve di Michel Platini e Diego Maradona, spettacolari, è tanta roba. Eh beh, insomma, abbiamo detto due nomi del calcio probabilmente massimi, no? Sì, massimissimi. Ma chiediamo immediatamente a Nico se era più forte Platini o Maradona. Allora, Platini potrebbe essere anche come il più forte, però Maradona è il calcio. Che è diverso. È diverso. È vero, confermo. Vedi, Ale, hai visto, ma Bugo è uno juventino sportivo, quindi è uno che sì, però, le cose le dice per come stanno, assolutamente. Però, ahimè, aspetta che Ale deve dire una cosa che non è d'accordo. Allora, sono due poeti del calcio. Allora, guardate, finale, quarti di finale, Argentina-Inghilterra, Messico 86, Maradona, il gol che ha fatto, finale Coppa Intercontinentale con l'Argentino Juniors, il gol di Platini che gli hanno annullato, che era un gol. Ecco, questi due sono... Le sa tutte. Bravo. Le sa tutte, le sa tutte. Sul calcio, ragazzi, non rompete Hans sul calcio, Sui videoclip, sul calcio, l'unica finale della Juve che ho visto vincere ero a Roma, perciò l'Aise non esiste. Roma, ragazzi, c'ero anch'io. Vi chiedo un attimo di attenzione a tutto il party virtuale, è arrivato un ospite molto importante, questa persona sa tutto di tutti e di tutto l'universo, arriva la tuttologa, guardate in alto, del nord, no, del nord. Del nord, c'è oggi con noi, dai, è fantastico. Buonasera. Uno. Previet, buonasera. Ah, buonasera. Come va? Messo a posto gli occhiali, ho visto. Non sempre storti, sei tu che ora sei storto, non vedi. Scusa, hai ragione, guardavo così, hai ragione. Sono sempre storti, non preoccupare. Io sono tornata, oggi sono Svetlana Olga, mi sono coperta poppe perché ho capito che Nord-Est non ha poppe, quindi dovevo coprire l'essenziale. Comunque tornata io per istruire Italia su tante cose interessanti, mie consulenze molto care. Inizio a mandarvi parcella, fatemi sapere dove mandare parcella. Dopo ti chiamo Liban di Hans, che è il nostro, diciamo, finanziatore.
io costo troppo, ansia, non ti preoccupare che costo troppo. Comunque, in ogni caso, volevo dire che io in questo momento oggi spiegare voi utilità di questo coso. Questo coso chiamato cucchiaione. No, questo cucchiaio. È cucchiaio, cucchiaio. Marco, tu conosci cucchiaione? Certo che lo conosco. Per cosa utilizzare tu cucchiaione? Io pensavo fosse un cantante, Fred Cucchiaione, però... No, sbagliato! Sbagliato! No, quella è un'altra cosa. Scusate. Ha fatto un rischio con Spoonface. Per occorrenza, io portare anche cucchiaione legno per la tua ispirazione, vabbè, vocazione artistica. Questo quello è lo conosco bene, proprio, benissimo lo conosco. Questo è proprio più duro per tua vocazione, quindi all'occorrenza poter utilizzare o legno o questo materiale in argento, vivo purissimo. Gente. Quando tu metti in bocca questo, metti in bocca la cosa preziosa, ma cioè, questo non essere per mettere in bocca. No, questo essere ottimo attrezzo da portare in spiaggia a mare per fare praticamente forma tipo occhiale, tipo tondo intorno all'occhio. E cosa serve? Questo è appositamente per prendere sole, per coprire occhi. Se vanno due! Basta mettere due di questi, ne acquistate due al prezzo di uno e mettete per prendere sole, non vi preoccupate. Anche questo come forcone utilizzabile per fare fionda dal balcone, per ammazzare piccioni. Ma no! Perché ce l'hai con i piccioni? In Italia voi pieni di piccioni! Ammazzate piccioni! Ma perché mancano le briciole? Chiedi a Napoli cos'è il piccione, Napoli, Martino, cos'è il piccione a Napoli? Un piccione calabrese, ma significa in calabrese è tutt'altra cosa, un piccione. Mamma, fate confusioni, non è il sud, non è tutta la stessa parlata. Vabbè, comunque piccione per me è volatile, non so per voi, per me piccione è volatile. L'uccello, eh. Io parlo di uccelli, infatti. Sì, sì. Dire, questo utile anche per spalmare una crema molto particolare, per spalmare escrementi su pelle, creare pelle molto bella. Ma che schifo! Escrementi. Dai! Io recupero concime molto utile, questa è tradizione antica, voi non sapere questa cosa. Inoltre, con questo attrezzo potete fare tante altre cose. Mi hanno insegnato che esiste l'enteroclisma, che si può fare anche con questo coso. Cos'è? Cataclisma. Cataclisma. L'attaccante del... Perché questo lo puoi utilizzare da un lato, puoi utilizzare per girare tante cose con questo. Non ti dico anche cosa perché non posso dirlo, credo che siamo in fascia protetta. Comunque, anche per... Favore della tetta, appunto, la scopri. Questo poi puoi sfruttare anche per dare conato di vomito. Uno molto utile questo. Molto utile, e molto utile anche per tanti altri utilizzi, ma credo che ve lo spiego la prossima volta. E Svetlana, non vi preoccupate, costa tanto, ma dà tanta soddisfazione. Facciamo un applauso a Svetlana! Secondo me ha poi presentato una forchetta e un coltello tra due puntate, però... Ma magari no! Mi sbaglierò io! Ragazzi, è stata una bella puntata, ci siamo divertiti, ma Matteo deve dire qualcosa. Sì, facciamo due saluti a un po' di persone che ci stanno guardando. Allora, Giada Massara che è collegata con noi. Ciao Giadina! È stata ciao, anche Giada! Nostra ospite. Poi salutiamo anche gli amici del Sonora Dinner Club dalla Romagna che ci stanno guardando. Ciao Sonora! E salutiamo anche gossipnewsitalia.it, che è il nostro partner ufficiale. Salutiamo anche International Blog, okay. Tra l'altro con Giulio Giotti che è qui con noi. Salutiamo anche Showgroup, il portale per gli artisti. Insomma, salutiamo tutti.
No, stavo leggendo che sulla pagina di Gossip News ci sono un sacco di commenti da leggere, che hanno scritto i nostri amici che ci seguono da questa importantissima pagina, un sacco di follower che salutiamo, continuate a scriverci sempre, numerosi, è molto importante che voi lo facciate. È stata una puntata bella e una bella ripartenza di settimana. Volevo chiedere ai nostri amici di Mamma Napoli se si sono divertiti. Moltissimo, tantissimo, tantissimo. Siete fantastici. Bellissimo. Siete molto più scemi di noi. Grazie. Avevi dubbi? Posso dire una cosa? Io, per fortuna, cioè, siete più scemi di noi, quindi posso proseguire e andare oltre, perché voi siete veramente avanti. Vi aspettiamo nella nostra piccola piattaforma, vi aspettiamo nei prossimi giorni, siete meravigliosi. Irene è una bomba di energia e anche voi siete fantastici, bravi. Grazie. Poi sai, questa settimana è stata la prima settimana che abbiamo fatto un'interruzione del weekend e devo dire vi vedo tutti più invecchiati, ragazzi, era un po' che non vi vedevo. Veramente mi è sembrato una vita, cioè c'è un po' di capello bianco, vedo Franky, no? Sì, ma ce l'avevo anche venerdì, soltanto che nella, nella continuità... È 15 com'è... anni che hai i capelli bianchi, Franky. Diciamo la verità. Edoardo, sei in bicicletta, ma tra l'altro in compagnia, lo vedo super operativo. È l'unico che praticamente in giro, che si sta godendo la vita. Ciao, ragazzi! Ciao. Guardare perché devo restituire il telefono. Ciao, Edoardo. Sono venuti a prenderti, Pensavamo dovessi restituire la bicicletta. Anche quella siamo forse. Siamo napoletani, certe cose non le facciamo. Non le restituite. Mai. Sì, voglio fare un grande applauso, metto il mosaico a Napoli. Vogliamo bene i napoletani, siete simpaticissimi. E voglio ovviamente invitare tutti a seguire sui social quello che stanno facendo i ragazzi e ovviamente anche a seguirli in teatro appena avranno la possibilità di ripartire, perché è bella roba e la simpatia, avete capito, che è molto molto alta. Io direi che siamo addirittura d'arrivo per una bella puntata, ma domani c'è un'altra bella puntata, per cui tranquilli, non rimarremo senza Lopez, che è sempre super pronto. Ecco, ci fa vedere che con noi ci saranno due super ospiti, una è Federica Bertoni e l'altro è Nicolò Centioni, che sono due personaggi veramente forti. Ire, sì, allora Federica arriva da Sky, da Sport Italia, e quindi vedremo il punto di vista di una conduttrice, ma anche autrice di tanti format, e Nicolò Centioni, che lo ricordiamo sicuramente nella serie televisiva Cesaroni, ma non solo, ma anche a livello teatrale, anche doppiatore, ma sappiamo che con lui ci sarà anche Paperino, perché è molto bravo anche lui nelle imitazioni. Quindi anche devo fare un appello a tutti i siti, che ce ne sono tantissimi, gruppi in Facebook che ovviamente sono fan dei Cesaroni, condivideteci la diretta, scriveteci, facciamo anche il cross se volete, in modo che possiamo amplificare ancora di più, e ovviamente anche a tutti i fan della Fede, che è fortissima, l'ho conosciuta oggi pomeriggio, veramente vi piacerà un sacco. Ragazzi, per oggi finisce così, però è stata una bellissima puntata e un grande inizio di settimana. Sigla! Finire la puntata senza l'ingresso di Giulio Strocchi, ma purtroppo nel momento che lo abbiamo presentato, cioè adesso, non c'è già più. Ah no, è lì! Giulio! Oh, ragazzi, ero qua che facevo la... Eccolo qua!
madre di Giulio Strocchi. Come stai, Giulio? Sto bene, grazie. Sono qua che stavo controllando un po' il pubblico, tutto come stava andando. Vedevo che erano molto interessati. Come sono i numeri dalla nostra parte? Sì, diciamo che sì, sono molto soddisfatto. Sei molto soddisfatto? Tra quanti giorni diventiamo famosi, per sapere? 10, 15, 100? Ah, questo non posso dirlo, dipende da chi, dalla qualità degli spettatori, dei personaggi che ci sono oggi, che sono veramente bravi, complimenti. Bene, bene, ottimi, ok, attori. Chiudiamo, ciao a tutti, salutate, bye bye bye. Ciao, ciao. Ragazzi, ciao. Grazie di tutto. Grazie di tutto. Grazie a voi.